Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, vlog. Niente, allora, che dire? Devo spazzare casa e riordinare un po' e poi ovviamente continuerò il pomeriggio a parlare con voi se veramente dite qualche altra cosa. Allora, nulla, innanzitutto buona domenica a tutte, buona domenica a tutti e niente. Adesso mi metto da qualche parte perché ancora non ho idea dove mettervi, anzi ce l'ho ma non vorrei che... Allora, vediamo un po', tenete un attimo. Eccoci qua ragazzi, ora devo spazzare, perché devo spazzare. Tutto il resto del video lo vedrete parlato, adesso vediamo come sarà il montaggio. Non vi assicuro nulla di buono, però vediamo. Thank you.
Ok, adesso andiamo a fare il letto, ragazze mie. Mi sposto di là a fare il letto, ok? Perché altrimenti si fa troppo, troppo tardi. Non neanche io che ore siano. Boh. Ok, mi sposto di là un attimo solo, torno subito. E via come qui. Dunque, mi porto con me di là e intanto non so neanche dove metterli, boh. Metterò di qui mentre faccio il letto, ok? Bene. Chiudo perché non voglio spiazzare i vicini, voglio evitare proprio. La mia camera è un po' disordine, cioè.
Ed eccoci qui. Ok. Bene, ragazzi miei. Dunque, adesso non so cosa fare, fare i vetri, ma non ho voglia, ma li farò lo stesso. Forse li faccio dopo mangiato, vediamo, non ho idea. Non vi so dire molto. In questo caso sono già fatti 15 minuti di video, vabbè, non importa. E dunque, alla fine, ieri sera ho guardato Ballando con le Stelle. Che dire, mi è piaciuto, ma non mi ha fatto tanto impazzire. Non so se di voi seguite alcuni Ballando con le Stelle. Io no, lo guardo poco perché guardo più video su YouTube che non sempre la televisione. Vabbè, la televisione la guardo di tanto in tanto quando mi va bene di guardare qualcosa, qualcosina, altrimenti mi guardo i film polizieschi o il giallo, cioè film sul giallo. Nulla di che, e niente. Mentre per quanto riguarda invece film così tipo soap, sono le stesse che guardo di soap. Sono tipo, che ne so, Terramara, che la sto sempre guardando, ma va, come se non ci fosse un domani. Guardo Terramara, Tempesta d'amore, Un posto al sole, che lo so che lo guarda anche Gattaluna, Kimono Blu, ovvero Paola. Oppure niente, guardo. No, stavo parlando di Temptation Island, ve l'ho guardato poco anche quello. Temptation Island, vabbè, niente. Oppure c'è la soap opera della Promessa, che anche quella è una serie TV, no, serie TV, una soap opera spagnola che si chiama La Promessa, però ci sono anche dei personaggi della Promessa che sono anche su Instagram, quindi andate a seguirli se vi interessano. E poi niente, c'è, come dire, c'è tante altre cose belle che vi ho citato. Come canale seguo molto la The Ladies, e come canale seguo anche molto, che ne so. Ah, se andate a seguire il quaderno delle ricette di Anna, perché fa delle ricette al bacio, buonissime, deliziose. Non ho ancora avuto modo di provarle, però mi piacciono da morire. E come trucchi seguo molto appunto The Ladies, Deborah Fully e Clio. In questo momento la sto seguendo di meno, ma ogni tanto ci do una sbirciata a Clio Makeup perché l'adoro tantissimo, troppo brava. E poi seguo molto Melissa Tani. Che non è Melissa Tani, che non la seguo, tutti seguiamo Melissa Tani, ci piace da morire, io adoro Melissa Tani. Ci sarà qualcuno che mi insulterà, ma non me ne può fregare di meno perché io adoro Melissa Tani. E poi che c'è di male, che c'è da insultare? Beh, non ho detto nulla di male, mi piace Melissa Tani nel senso buono ovviamente, che la seguo perché è una brava. Come si può dire, creator, non mi viene in mente il termine, è una brava creator e mi piace molto i suoi video, come li fa, come sono strutturati, è bravissimo, dai, non c'è nulla da dire, è troppo brava. E io adoro, cioè, anche Anna Magnani, scusate se mi impappino un po', ma questa sono e questa vi tenete. Allora, Anna Magnani, che è bravissima, e Anna Morana. Non ho ancora avuto modo di guardare La bambina mal cresciuta, ovvero Veronica, eppure Beatrice, Le gioie di Bea, bravissima anche lei. Durante la settimana volevo raccontarvi che stavo dicendo di iscrivermi in palestra, ma non c'è modo perché devo trovare una palestra adatta per chi vuole fare fisioterapia come me, perché non posso fare ginnastica qualunque. Ginnastica qualunque, ci vuole una ginnastica idonea per la mia postura e anche ginocchia, perché purtroppo, ahimè, volete o non volete, io ho un ginocchio veramente di cacca, della verità. Cioè, ho delle ginocchia che veramente fanno veramente orrore, perché sono nata con una malformazione congenita, ecco perché, cioè. E quindi questo vi devo dire. Niente, alla schiena sono
Ho la lombo-scoliosi, quindi lombalgica, non comente, quindi vabbè, niente, questo è quanto. Per quanto riguarda invece i progetti per questa casa, appena arriva la primavera, si spera, tra virgolette, primavera, dobbiamo imbiancare tutta questa casa, anche la mia, ovviamente, anche la mia camera, perché Nella dice, non voglio dire cose, brutte cose, per non far travisarvi, per non farvi travisare, che è un po' trascurata, per non dire brutte cose, trascurata. Quindi, niente, devo stare attento a quello che dico. Quindi, nulla, è da imbiancare di nuovo, fare un bel sbiancamento della casa, e appena avremo qualche soldino in più, lo vedete quel mobile di là, da questa parte, questo del Como, sì, è da cambiare, forse lo andremo ad Ikea, non ho idea, perché ho deciso di comprare un Como, ma non subito a tamburo battente, no, quando avremo il tempo e anche soprattutto qualche soldino in più, altrimenti non se ne fa niente, però per forza di cose dovremo cambiare il mio Como, perché il mio Como non è più usufruibile sia per fatica o sia per male o è troppo pesante, insomma troppe troppe cose insieme che non funziona, quindi è ora di cambiare Como, quindi va bene così e niente. Oggi è domenica, ve l'ho detto, sì esatto, perché oggi lo sto registrando di domenica questo video, io non è nel frattempo andata a messa, io dico perché non ci sono voluto andare, perché non avevo voglia, sono mesi o anni che non vado più a messa, no, bugia. Sarà qualche mese anche, no, sì, mese, più di qualche mese che non vado a messa. Ci vedo solo quando mi conviene a me, però non va bene. Un po' di rispetto ci vuole per andare a messa con nonna, nel senso che mia nonna quando va a messa ci va perché le piace e anche per sentirsi un po' ristorata nei confronti del nostro Signore Gesù. Solo che io sono pigra. Un po' svogliata andare a messa e quindi esco solamente per fare le passeggiate a Palau oppure perché no per andare a divertirmi al centro aggregazione insieme agli altri ragazzi della mia età, ovviamente, e anche non della mia età, ce n'è di tutti i tipi, a quelli che hanno 15 o 35 anni, vabbè, non lo so, vabbè, io ne ho 35, gli altri non mi ricordo quanti ne hanno, ma siamo quasi più o meno tutti della mia età, tranne alcuni, vabbè. Tranne gli educatori, diciamoci la verità. E niente, sì, se non lo sapete, io faccio parte di una comitiva che ha bisogno di andare in un centro aggregazione per non stare sempre chiusa in casa, non dico proprio avere brutte discussioni con mia nonna o perché chissà quale motivo voglio trasmettere su questo canale, ma è anche per il semplice motivo per non stare sempre qua a scocciarmi, è tutto lì, per non stare sempre chiuso in casa, dai. Niente ragazzi, ragazzi miei, ora io vi saluto, ci vediamo non dopo questo video, ma in un'altra clip perché ho deciso di fare un'altra clip. Non so quanto sarà lunga e se ce la faccio a farla. Sono già 23 minuti di video che registro. E niente. Quindi che dire? Vedete il casino che c'è qua? Non so se si nota. Mi accosto. Sì? È tutto casino che c'è perché vabbè, la luce non aiuta, però devo tutto sistemare. Anche queste non le ho ancora gettate nell'immondizia. Perché non lo so se c'è intenzione di buttarle. Cosa sono? Sono il calendario della W7 che non ho ancora in mente di cestinare perché le voglio tenere, ma se no fa mondezza, non è il caso. E niente. Io adesso mi strucco perché non mi sono struccata ieri, che asinaccia che sono. E vabbè, pazienza, ero troppo stanca e non avevo voglia. Però c'è sempre rimedio. Poi mi devo anche lavare i denti, sono struccatissima. Mia nonna mi prenderà a schiaffacci, ma vabbè, dettagli. Sto scherzando. Anzi, semmai mi rimprovera. Comunque, niente. Adesso, scusate, adesso io chiudo il video e ci vediamo in un altro momentino. Oppure, non lo so, vediamo. Aspettate un secondo. Ah, facciamo così. Vi chiudo il video e ci vediamo in un'altra clip, perché sennò si fa veramente un macello questo video, dai. Comunque, arrivo la domenica, chissà quando lo pubblicherò sto video. A dopo.
Allora ragazzi, come pranzo, guardate cosa gusto oggi, cosa pranzo oggi. Queste qua sono buonissime. Non mi ricordo cosa sono, però è un pranzo delizioso. Pesce, merluzzo di pesce con le olive, buonissimo. Non so, mi sa che sì, sono già cotti, quindi molto buono. Ciao, buon appetito. E niente. E adesso mangio e ci vediamo dopo per fare la pulizia della mia camera e non solo, quindi buon pranzo. Allora niente, tra poco qua mi vedrete fare un po' la scema perché mi piace divertirmi anche a farmi vedere parte delle mie un po' sciocchine, però vabbè, dettagli. Spero che questo video vi piaccia perché intanto mi diverto anche a ballare e ballerò, anzi. Lo sto per fare, intanto qua passa mia nonna perché stiamo preparando la tavola scusate, non cenare, per pranzare. E nel frattempo stiamo anche discutendo come si fa tra nonno e nipote, normalmente. E niente. Nel frattempo vedete la televisione accesa perché ci stiamo guardando anche un po' di televisione. Stiamo apparecchiando la tavola e niente, questo è quanto. Sperando che vi piaccia questo video perché a me piace da matti. Che dire, se questo video vi piace, mettete un like e iscrivetevi al canale e aiutatemi a crescere. Nel frattempo, tanto tra un po' me la ballo perché voi mi vedrete anche sorridere e ballare. E niente, ballo come se non ci fossero domani. Ma vabbè, tanto lo vedrete nella clip che, come in questo caso, che c'è in questa clip qua. E niente, buona visione e a presto. Ciao. Ciao ciao, buona domenica a tutte e a tutti. Anche qui comincio a fare facce strane e soprattutto a guardarvi in modo curioso e inquietante, però non ci fate caso. E niente, e nel frattempo eccomi qua, ballucchio, cerco di ballare, vabbè, movimenti strani, un po' goffi, e rido anche, ovviamente me la rido a squarciagola. Qua sembra che sto facendo finta di cantare, però vabbè. E niente, qui sto ballando come se non ci fossero domani, tanto per faccio la giravolta, ballo e batto le mani. Vabbè, che scema che sono. E niente, bene ragazze, tanto sto ridendo, come ecco, mi mando anche baci, vabbè, no comment. E niente, ma già lo sapete che vi voglio bene, dai, bene, ciao ragazze. Ecco, qua mia nonna mi sta dicendo di spostarmi perché devo prendere roba dalla cucina e portarla in tavola. E nel frattempo anche io vado in cucina, scusate se mi assento, e vado a portare roba anch'io. Bene, buon proseguimento e buona giornata ancora di nuovo. Rinnovo i saluti. Ciao, buona visione.
Comunque, ragazze, allora mi struco sul tardi perché adesso non faccio tempo a struccarmi. Mi struccherò prima di coricarmi nel pomeriggio e poi incomincio il video stasera. Se non mi viene in mente altro, lo farò stasera. E niente, io ho le mie occhiaie di cacca, occhiaie di cacca e sopracciglia altrettanto di cacca. Non è che vi saluto. Vi faccio vedere che ho sistemato tutto il mio letto, non so se si vede qualcosina, ma credo di sì, vedete? Sì, dai, che si vede. E nulla, quella abat-jour è bellissima, l'adoro perché mi fa la luce non molto bassa, ma una pena per dormire abbastanza bene di là, vedete questa qua, sì. Presa dai cinesi, mia nonna me l'ha acquistata dai cinesi, non so quali euro, però intanto pagano i soldi spesi perché sto dormendo benissimo, completamente bene. E complimenti a mia nonna che mi ha acquistato la Bajur. Vabbè, mi fate battute a volte sulla Bajur, ma io non sto scherzando, dormo benissimo con la Bajur accesa, troppo bello, sì. È vero, varrebbe bene spegnere la luce e dormire senza tutta quella luce soffusa, però io ve lo devo confessare, non so se ve l'ho detto negli altri video, ma io non mi piace il buio, preferisco la luce perché non lo so, sono come quei video paranormali, sembra che sento qualcosa o non lo so cosa mi sta succedendo. Scusate, mi sembrava sentite qualcosa di strano. Vabbè, niente, come quei video paranormali che se non vedo. E se sento qualcosa o sento rumori strani, ci ho paura. Va bene, adesso mi lincerete tutti, vabbè, lo stesso. Comunque, ho deciso che accendo la luce dell'abat-jour e sono più tranquilla e più calma, così non devo far spaventare i vicini perché se devo urlare, non urlo perché trattengo le mie urla. Mi prenderete per pazza, ma è la verità, non mi giudicate, vi prego. Siate clementi, però ho diritto anche a dormire con la luce accesa. Almeno un sospiro di luce accesa lo voglio, almeno una luce bassa, come quella lì che vedete da quella parte lì, sì? Quindi, facendo il recap di quello che vi ho detto, luce bassa sì, però almeno c'è. E per avere paura del buio non c'è paura perché c'è la luce e sto bene. Anche se sento rumore, faccio finta che siano i vicini per non scandalizzarmi dei rumori che sento nel paranormale. Anziché capire del paranormale, dico: ah no, saranno i vicini che fanno casino della Madonna. E quindi dico: va bene, sarà quelle vicine lì che fanno un rumore bestiale. Posso dormire tranquilla in sonni tranquilli. Ok. Per quanto riguarda invece la sistemazione dei miei video, voglio fare più video a settimana, ma anche più video al giorno, in modo tale che voi non vi stancate di stare sempre a aspettare i miei contenuti. Porterò più contenuti vlog o caserecci, ma almeno vedete non solo la mia vita su Instagram, che seguitemi, ribadisco su Instagram, ma anche qua su YouTube, perché mi piace molto. Non ho idea se voglio ancora tagliare i contenuti, ma qualcosa la taglierò oppure la mutunisco e metterò il parlato, sempre se mi riesce, non è detto. Ci voglio provare, ma nulla è detto perché ogni volta. Ah, a proposito, non vi ho detto che ho messo a aggiustare, anzi, sono andata in assistenza, in ufficio assistenza tecnica dei telefoni, cioè della tecnologia informatica, per farmi aggiustare due telefoni. Voi direte: ma che te ne fai due telefoni se ce n'è già uno? Allora, questo fate conto che è dell'iPhone 7, che non fa, cioè, fa bene le sue cose, però non, quando devo montare si scarica all'istante i video, perché se sono tanti video e non li modifico né niente, non mi fa nessuno scherzo, ma se devo stare lì a riguardare più volte i video, eccetera, quant'altro, mi si scarica in non so cosa. Quindi devo per forza avere un telefono che sia Samsung o Xiaomi, perché lo Xiaomi è in assistenza e il Samsung A13 è in assistenza, quindi devo farli per forza, come dire,
aggiustare. Quindi niente, sì, mi si è rotto lo schermo liquido, dei cristalli liquidi sul Samsung. E, lo Xiaomi cosa aveva? Lo Xiaomi invece non funzionava più, ovvero non si accende più, non fa più nulla, quindi anche quello via in assistenza. E voi direte, ma non volevi comprarti un iPhone qualsiasi? Sì, però alla fine ho detto, non se ne parla perché non mi interessa spendere tutti quei soldi. Voi direte, ma stai sempre, cavolo, cambia idea. Sì, e ho capito, però non mi va di spendere tutti quei soldi, piuttosto mi tengo i miei amati telefonini Xiaomi e Samsung e ciccia. Buono lì. Quindi niente, alla fine ho deciso di tenermi quei bei due telefonini, a parte questo che è un po' quasi quasi, non voglio dire un rottame, ma siamo lì. Quindi vabbè, sì, è vero, lo Samsung tende a scaricarsi di meno, lo Xiaomi non tanto, però preferisco più il Samsung dello Xiaomi, perché il Samsung posso mettere il microfono, perché da qua non tanto, dallo Xiaomi no, siamo better, no comment. Quindi ho detto va bene, li faccio aggiustare se male che va, male che vada, se non, se lo Xiaomi non si riprende, userò solamente il Samsung e, va, e basta lì così, va bene. Nulla, io tra poco vi auguro buon pranzo, anzi ve lo auguro già buon pranzo, buona visione a tutte del video e buona domenica a tutte, e ci vediamo in una clip secondaria o terziaria, non so come dirlo, però negli ultimi clip che farò, sperando che il telefonino mi regga, non farò neanche montaggio né niente, anzi qualche montaggio lo farò, altrimenti cercherò di mettere qualche miniatura, anzi una miniatura già la farò adesso. E niente ragazzi, questo era tutto. Ho questa. Allora, sì, premetto che sono già in pigiama. Sono ancora in pigiama, no, già in pigiama. Sono ancora in pigiama perché oggi me l'ho presa bella comoda, come quasi sempre me la prendo bella comoda. Però almeno ho voluto fare questo benedetto video per voi, tutto bello chiacchierato e non solo, anche bello un po' agitatello perché. Io sono fatta così, ogni tanto mi agito, non per quale motivo, per chissà quale motivo, ma perché mi diverto a fare video su YouTube, ok? Tutto lì. Perdonatemi all'inizio, non so che non ci bisogna di perdonarmi, però non vi ho sorriso come dovrei, però penso che si sia capito e anche se sia, come si può dire, sì. Che sia emerso dal video che ho quasi in tutti i video, che anche se sorrido o non sorriso, si capisce che mi sorrido lo stesso, ma non faccio tutti quei gnie, 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 però almeno un po' vi ho sorriso. Ecco, vabbè, quello è il mio carattere. Però se vi piace a voi questo carattere che ho, ben venga, ma se non vi piace non ci posso fare niente, questo è il mio carattere. Perché tante volte sorrido, alle volte invece sono un po' mogia. Ovvero un po' moscia, però anche perché sto prendendo le gocce per stare più calma, anche quelle fanno sì che tante volte mi rendono un po' moggia e tante altre cose. Non voglio stare lì troppo a parlare, troppo, 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 troppo. Non so come dirlo, però ci siamo capiti. Scusate se mi faccio un po' tremare, ma non ho idea di come cavolo mettervi. Comunque, niente. E quindi, sì, ragazze mie. Sono un po' stanca di queste gocce, però almeno mi tranquillizzano e mi rendono più calma. Sì, quello che non sono tante volte quando non le prendo, vado, faccio gli scatti di ira che non vi dico. Sì, appunto, per quello che vi dico, è bene uscire da questa casa, uscire per modo senso buono, uscire, cioè, cercare nuove amicizie, non solo su YouTube, ma anche al di fuori. E andare al centro aggregazione e anche perché no, cercare di stare bene con me, ma anche dialogare con le persone che sono al centro aggregazione con dei ragazzi, la,
l'educatrice, l'educatore, così via, insomma, parlare di tanti argomenti. Cosa faceva il centro di aggregazione? Parliamo di tanti argomenti, delle nostre emozioni, di voler fare qualche canzone scritta da noi secondo le nostre emozioni, farci ispirare dalle nostre emozioni, scrivendo le canzoni, oppure tipo canzoni natalizie, poesie di natalizie. Oppure recite natalizie, come ho sentito dire da una mia educatrice. Sì, perché ho l'educatrice, se non lo sapete. E poi, lo so, non è una vergogna, non dovete vergognarvi se avete l'educatrice, c'è spazio per tutti qua su YouTube. Quindi, niente, ragazze. Poi, vi dicevo, al centro di aggregazione c'è anche per suonare la chitarra, imparare a suonare la chitarra, anche se si è stonati, pazienza, c'è sempre rimedio per imparare a intonare, e anche perché se uno vuole applicarsi al canto, c'è anche un buon modo di riscaldare la voce prima di cantare. E tutto tutto fa buon brodo, basta saper aggiungere un pizzico di studio in più, tutto lì. Come si può dire? Scusate queste pillole, piccole pillole di saggezza, ma volevo informarvi che senza lo studio, come dite anche voi a me spesso in privato, non si va da nessuna parte. È vero, sì, sto video non l'ho molto studiato, ma ho cercato di capire cosa vi piace di più a voi quando voglio fare un discorso tutto intero, senza perdermi d'animo. Esatto. Quando praticamente perdo d'animo è perché a volte o non so cosa dire, o non so come lo voglio dire, oppure non so addirittura. Per esempio, che cosa potrei dire di meglio e basta. Per essere ragazza, eccomi qua, ragazze. Dunque, praticamente, niente. Ho appena finito di mangiare. Ho mangiato un bel frutto. Ho mangiato un frutto e niente. Quindi, che dire, finalmente. Tra poco mi riposo perché non ne posso più di stare sempre in piedi, nel senso mi vorrei anche riposare, però mi devo anche struccare perché non posso dormire con questa faccia del cacchio che ho, però vabbè, niente. Mi riposerò in sala e questo video mi sa che termina qua perché non voglio che diventi troppo lungo e che vi annoi, quindi anche, vabbè, anche se non lo guardate, penso che lo guarderete lo stesso e niente. Ho mangiato il pesce che era squisito, buono, troppo buono. Il prossimo video che vi anticipo, andate a guardare, non so se lo metto nell'info box oppure qui da queste parti a destra, pare che sia sì, a destra del video. Dal video svuota la spesa, unboxing di mia nonna. Oppure addirittura qui nelle schede di finali vi metto il prossimo video che farò. Make up che voi mi avete chiesto non so da quanto tempo di provare i prodotti che mi sono stati inviati, anzi regalati, anche inviati da Rita Cosmetics. Vorrei provare scusate, Rita Cosmetica e niente. Io non so se c'è luce così, sì, così c'è più luce. Da Rita Cosmetica e niente. Per fare sto benedetto video make up, non dirò che, anzi, no, già vi anticipo, non sono una truccatrice e non trucco, però ho avuto qualche video dove truccavo mia nonna, solo l'ho cancellato perché non è uscito bene, quindi lo ciao ne proprio. Avevo anche un canale 2013 del 24 aperto nel 24 dicembre 2013. Quindi spero che vi sia quanti anni? 12 anni mi pare su YouTube, se non erro, non mi ricordo, la matematica non è il mio forte, ragazze. Quindi ci sono dal 2020, no, aspettate, dal 2013 più oggi è il 2023, quanto fa? Non mi ricordo. Comunque, sono anni che sono su YouTube, però lo so, a molte rompe le palle, do fastidio perché sto su YouTube, ma non me ne può fregare di meno. Continuerò a fare video lo stesso. A parte questa piccola polemica che ho fatto, ma a me interessa di fare video qua su YouTube per divertimento. Poi se arriva, arriva, quando
quello che voglio dire dall'altra questa parte del video va bene, altrimenti pazienza, non succede nulla. Ciao. E niente, io mi trovate ancora in pigiama, non so se si nota, questo è Snoopy, perché so che piace molto alle Martinos questo pigiama di Snoopy. E niente, ora mi vado a struccare perché sono veramente pietosa. Sì, ribadisco, non mi sono struccata per niente ieri, ma neanche oggi mi sono struccata, perché come sono aperto gli occhi per andare in bagno, non mi sono proprio struccata, mi sono solamente lavate i denti e altro niente. Vabbè, adesso me li devo rilavare, però cercherò anche il passaggio della mia skincare. Oh, come sono cattiva io, mi devo struccarmi, sono proprio una stronzetta. E vabbè, niente. Ciao ragazzi, un bacio. E fate le brave e prossimo video. Ciao! Commento e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento e ciao. Zombie apocalypse.